Registro. Registro. Condivido lo schermo. Ed eccoci qua. Allora, da dove partiamo? Ditemi. Vediamo un po' di lavori e li commentiamo insieme. Chi si propone? Ma mi propongo io. Ti propone tu. Tu Allora, sei Central ortobotanico, Park. Central Park. E l'ho fatto, mi pare per primo, quindi è indietro. Allora, cambiamo la Si visualizzazione. chiama Rapaci Notturni. Sì, ma facciamo così. Dunque, allora, intanto ho notato che avete imparato a dare un nome ai vostri messaggi. Fantastico. Poi molti hanno sistemato anche il loro avatar. È buono questo, perché è bello vedersi. Poi, dunque, tu l'hai chiamato Rapaci Notturni, sì. Ho Sì. visto che Rapaci Notturni ha ricevuto anche molti commenti, eccolo qua. Sarà questo, no? Sì, Rapaci Notturni, Daniela Mesina, eccola qua. Rapaci Notturni. Ho fatto due versioni, forse la seconda. Questa forse era la prima. Questa è la prima. Vediamo questa. No. Ah, questa è la voce. Ok. Rapaci notturni, versione 2. Ecco. No, di Roberta Valle. No, Roberta Valle ha fatto un commento, quindi Daniela Mesina. Eccola qua. Rapaci notturni. Ok. Allora, la vediamo. Sentite? Sono voli silenziosi nella Sì. notte. Sono uccelli predatori, abili e perfetti. I rapaci notturni, definiti comunemente gufi, appartengono all'ordine degli strigiformi. Il termine strigiforme deriva dal latino strix, che vuol dire strega. Fra le specie che popolano questo territorio possiamo incontrare il barbagianno della famiglia dei titonidi, caratteristico è il suo piumaggio candido. Il gufo di palude e l'assiolo sono dei notturni migratori. L'assiolo è piccolino, ma è molto forte. Arriva a raggiungere e attraversare il deserto del Sahara. Tutte queste specie hanno abitudini notturne, ma possiamo incontrarle anche durante il giorno in alcuni momenti, per esempio durante la riproduzione. È il caso della civetta e dell'assiolo. Come riconosciamo un rapace notturno da altri uccelli? Osserviamo nel corpo, risulta arrotondato. Le zampe sono dotate di artigli affilati e potenti che con precisione afferrano la preda. La testa presenta due occhi grandi, frontali, quasi umani, fissi nelle orbite, e un becco affilato, ricurvo e potente. È vero, gli occhi sono fissi nelle orbite, ma la testa è in grado di ruotare di circa 270 gradi, consentendo all'animale di poter vedere anche dietro le sue spalle. Per cacciare utilizzano un senso in particolare, l'udito.
che è così straordinariamente sviluppato da consentir loro di percepire il più piccolo suono nel silenzio del bosco. E questo dà loro il titolo di Signori della Notte. Ops. Ecco qua, avete seguito, giusto? Sì. Chi l'ha visto per la prima volta di voi? Io. Adesso. Chi? Ivan, ciao. Ivan. Allora, a te la parola, Ivan. Parla. Oh, molto bello, mi è piaciuto. Mi è piaciuto soprattutto il finale, molto bello. C'era qualche inquadratura troppo lunga come immagine, secondo me, verso metà. E c'era poi un altro aspetto, era che ce n'era qualcuno, ecco, quelle con le... diciamo con il video doppio, con diciamo o a destra o a sinistra, diciamo l'icona e dall'altra parte il testo, in cui mi sembrava che il testo era giusto che fosse poco, sicuramente, però era poco significativo, mentre mi piacevano di più quelle tipo la penultima, la terzultima, con l'icona e con sotto il testo, mi sembravano più, diciamo, più ficcanti, ecco. Ok, bene. Bene, bene. E c'è anche qualcun altro che l'ha visto adesso per la prima volta? Io. Chi? Antonella. Antonella, a te la parola. Allora, innanzitutto, bellissimo, veramente bellissimo. Se proprio devo fare una, tra virgolette, critica, ma veramente... il ritmo mi è sembrato un po' altalenante, per cui per esempio io ero molto attratta dall'inizio e dalla fine, un po' meno dalla parte centrale, mi sono un po' più distratta nella parte centrale, non so dire perché, se sia questo cambio appunto con lo schermo a metà, non lo so, però mi sono distratta nella parte centrale, però meraviglioso. E trovo molto bella la musica con i canti dei rapaci insieme e anche la voce, secondo me, grandi complimenti a Daniela, bravissima. Grazie. Altri? Ma anche io sono Massimo. Sì. Devo dire bello, soprattutto la voce mi è piaciuta tantissimo come cadenza, come... uso appunto della voce. Concordo anch'io un po' con Ivan che così alcune delle parti divise in due in realtà sono, diciamo, meno interessanti rispetto a quelle uniche con l'unica visione. Cioè, per esempio quella appunto dove c'era la parola zampe e l'icona, in effetti forse un po' più debole rispetto ad altre, anche ad altre accoppiate. Quindi, forse sì, potrebbe essere migliorabile in quel senso, in alcune di queste videate a doppio, insomma. Io sono Flavia, a me è piaciuto molto, ho avuto un po' di problemi solo su quella slide che si vedeva prima, quella doppia con tutti i nomi di tutte le specie, mentre la voce parlava solo di una delle sue abitudini. Mi ha distratto un po' quella perché non sapevo se ascoltare la voce o guardare tutto l'elenco delle specie che non venivano citate ed erano altro rispetto alla voce. Però mi è piaciuto molto. Bene, 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 bene. Allora, intanto, vabbè, secondo me è giusto fare i complimenti a Daniela e dire che è piaciuto anche... se noi, cioè è giusto dire che mi è piaciuto molto, va bene. Anche se noi, ma lo dico perché sono uno pedante da un punto di vista dell'insegnamento di queste cose, noi non esprimiamo mai dei giudizi di merito. Piacere o non piacere non esiste quando analizziamo un oggetto. Non esiste il gusto personale. Esiste la costruzione, la funzione. Però, cioè, io lo dico perché questo... diciamo ci aiuta a considerare le cose, no? Come sono, però è giusto dirlo,
è corretto. Se voi insegnate questo ai vostri studenti, ai vostri corsisti, insomma, ricordatevi che noi operiamo sempre sulla base di una tecnica che definiamo come la sospensione del giudizio. Perché, diciamo, i gusti ovviamente poi sono personali, c'è chi piace magari di più una cosa, un'altra e così via. Invece, se una persona ci dice, io per esempio ho avuto difficoltà a seguire questo, ecco, noi lo prendiamo in considerazione. Lo prendiamo in considerazione e cerchiamo di capire che cos'è, qual è la questione, no? Perché potrebbe essere interessante magari offrire magari degli spunti, no? Allora, quello che avete detto voi, a mio parere, potrebbe essere riconducibile a due cose, no? Uno è la questione del ritmo, di cui parliamo dopo, perché è più complessa. L'altra invece è la questione della significazione dell'immagine del testo. Se io qua scrivo corpo, no? E illustro e faccio vedere un corpo, oppure zampe e faccio vedere la zampa, che cosa faccio? Io spiego con il testo, riproduco con il testo quello che vedo nella sostanza. Perché se vedessi questo segno così da solo, cioè uno mi mettesse un'immagine sotto il naso domani mattina, così io stenterei a capire che si tratta di un artiglio. Cioè sfido chiunque di voi a capire, anche i più esperti, che domattina per colazione sotto una brioche gli danno questo oggetto, no? Però nel contesto invece della descrizione del film, eccetera, è chiaro che è un artiglio. Allora, che cosa posso fare? Posso sostituire il nome dell'oggetto, dal momento in cui si presuppone che l'oggetto rappresentato sia comprensibile, occhi, becco, eccetera, con le caratteristiche qualitative, non con il nome, ma con la qualità dell'oggetto. Per esempio, adesso non mi ricordo cosa hai detto qui. Ah, qui sì, per esempio, qui tu hai detto che ero umano, molto umano, no? Gli occhi erano umani, qualcosa del genere hai detto, giusto? Sì, occhi Sì. grandi, frontali e quasi umani. Perfetto, se io qua scrivo qualche cosa quasi umanico, adesso quello che hai detto non lo so, comunque che fa capire che questi occhi sono quasi umani, allora che cosa fai tu? Attiri l'attenzione anche sul disegno che viene rappresentato e sulla scritta. Quindi succede che lo spettatore deve fare due operazioni, ascolta quello che tu dici, ma allo stesso tempo è attratto da quello che vedi e quindi il tempo passa più in fretta. Dunque, cosa abbiamo capito? Abbiamo capito, e questa è la questione del ritmo, la questione del ritmo è molto complicata, è complicatissima la questione del ritmo, ma abbiamo capito che il ritmo di una storia non è determinato solo dalla persistenza dei fotogrammi sullo schermo, non è determinato solo da questo, ma è determinato da quello che, da quello che diciamo la percezione dello spettatore viene attratta. E quindi se lo spettatore è impegnato su più campi contemporaneamente, anche una persistenza che potrebbe apparire un po' più lunga del solito viene percepita come invece più rapida. Però dicevo è complessa questa questione, perché? Perché è molto difficile da capire quando noi stiamo esagerando in un senso o nell'altro. È difficile. Perché è difficile? Perché dunque, ecco, perché è difficile? Perché l'arco narrativo, cioè lo sviluppo della storia, è questo, cioè la storia inizia, no? Poi sale l'arco narrativo, poi tu non lo puoi mai tenere a questo livello per tutta la storia, perché o fai sclerare lo spettatore, no? Cioè, gli fai venire un infarto,
se no, se devi tenere sempre un livello di questo genere. Quindi l'arco narrativo è sempre in questo modo, anche perché la parte che si abbassa è quella che prepara poi di nuovo è l'attesa che poi prepara di nuovo un'uscita e poi naturalmente c'è la chiusura. Però, detto questo, che è la rappresentazione grafica di qualsiasi arco narrativo, il problema qual è? È che io non so quanto questi tempi devono durare e non lo posso stabilire a tavolino. È impossibile, non esiste una regola. Esiste una storia e il punto di vista delle persone che la vedono e poi ci dicono delle cose. Noi ne teniamo conto, come anche hai fatto tu, perché ho visto che questa è la seconda, no? Prova che hai fatto e basta, cioè, ma fanno tutti così, è normale, nessuno ha una regola per cui riesce a stare. È una questione anche di sensibilità, ovviamente, no? Più storie vedete, più film analizzate, più racconti seguite, eccetera, eccetera, più ci ragionate, più aumenta la vostra sensibilità. È chiaro questo. Dunque, però abbiamo qualche trucchetto che possiamo utilizzare. Uno è questo. Quindi se io rappresento, so che sto parlando di animali notturni, quindi forse non è necessario che io li faccia vedere in continuazione. Posso far vedere anche altre cose, o posso scrivere come testi qualcosa che non si riferisce direttamente qua, alla sua rappresentazione, ma alle sue caratteristiche. Potrebbe essere, per esempio. Per quanto riguarda invece la lunghezza di questa parte, anche a me ha dato l'impressione di essere lunga, però sai, anche io ho avuto l'impressione, però. Siamo in un campo scientifico, comunque. Cioè, non stiamo raccontando la favoletta ai bambini. Quindi voglio dire, nell'economia di un film, è davvero così importante questo? Questo fatto che tu scrivi tutti questi nomi scientifici di varianti di civette, civette È gufi? Che poi io non so neanche se stato sono la stessa cosa, la mia ignoranza è non molto proprio, ma cosa. no, è stato anche un mio dubbio. Più che altro io mi sono attenuta alla definizione Sì. della parola e quindi dicevo, devo riprendere tutto ciò che c'è scritto Certo. o Quindi quantomeno. sia le civette che il gufi fanno parte di questa categoria che io la Sì. prima volta che sento in vita mia si chiama strigiformi. Strigiformi. Ecco. Se vuoi, io ti do l'opinione di uno che sente per la prima volta in vita sua. La mia opinione qual è stata? Che appena l'ho visto, ho detto, beh, impegnativo questo, tutti questi nomi, no? Però poi il secondo pensiero è stato, però mi hai dato un'informazione comunque importante, perché io non sapevo niente di questa faccenda qua. Ho capito che le civette, esistono varie civette, intanto, un animale che io ho sempre chiamato civetta e un altro animale che io ho chiamato sempre gufo, in realtà. Poi c'è anche l'allocco, l'assiolo. L'assiolo mi ricorda una poesia di Pascoli, per Sì, esempio. sì. Lui la scriveva con la U, assiuolo, no? Quindi, alla fine, è vero che forse ha un po' interrotto la narrazione, però mi ha dato un'informazione importante. Un'informazione che tu non hai esagerato poi dopo spiegandomi ognuno di questi, perché lì ti avrei attaccato a un muro, no? Chiaramente. Perché allora saremmo passati da un racconto, no? A un libro di testo, chiaramente. Allora, Esatto. se voglio leggere un libro di testo, mi prendo un libro, leggo il libro, no? Invece Esatto. questa era bella la storia, il modo con cui te lo raccontavi. Quindi anche qui è sempre difficile e poi alla fine sei tu che devi tranciare. E va bene, uno dice, va bene, allora è Daniela che alla fine decide. D'accordo. Ma Daniela poi, sulla base di tutto questo, fa la cosa giusta? La risposta è, io non te lo so dire se tu fai la cosa giusta, perché quello lo saprai quando una giuria a Hollywood di fronte a un pubblico dirà qualche cosa, se ti tirano dei pomodori, se le critiche, è quello che fa, è quello lì, non c'è altro, capisci? Tu pensa che delle produzioni incredibili, che hanno dei budget straordinari, tutto quanto sono fallimentari, eppure dici come mai capita questo con tutti quelli che ci hanno lavorato? Perché? Perché
Ripeto, è una questione molto complessa per le quali non ci sono delle regole precise. Ci sono delle indicazioni, ecco. Capito? Una cosa che a me personalmente ha fatto molto piacere qui è sentire questi versi all'inizio. È molto filmico questo, molto filmico. Tu hai una cultura cinematografica? Sì, mi piace, poi ho fatto un po' di... Cioè, facendo teatro facevamo anche la parte... Ah, hai fatto teatro, hai fatto. Sì. Sì, no, il teatro è un'altra cosa rispetto al cinema, sì, però... abbiamo comunque... fatto anche un filone legato al cinema. Capito, perché è molto cinematografica. Però non so se ho le competenze. Sì, sì. È molto cinematografica, sì. Lì l'ho fatto perché non mi piaceva la mia voce che introduceva... Beh, quello no, quello è sbagliato. Se l'hai fatto per questo è sbagliato. E volevo... piaceva la voce, quindi metto la voce di un rapace. No, so. Perché non volevo... Che a me non so, no, a Ivan che... non piace la sua voce, si mette quella di un coccodrillo, che ne si no, mette no, fa? Va bene. No, nel senso, non mi piaceva la voce umana che introducesse i rapaci notturni. Volevo che fosse una sensazione prima sì, che arrivava. Sì, ecco, esatto. Quindi... qui che cosa hai fatto tu? Tu hai colpito il senso dell'udito, va bene, però anche la voce narrante colpisce il senso dell'udito. Quindi alla fine è sempre un senso che hai colpito, quello dell'udito. Tecnicamente è vero, ma semanticamente no. Semanticamente è come se tu avessi colpito due sensi. È come se noi avessimo un senso dell'udito e un senso della percezione, un senso del, come dire, dell'ambiente, del mood, no? Che è sempre udito. Ma è qualcosa d'altro perché coinvolge, come dire, più sensi contemporaneamente. Perché questo suono degli uccelli ti porta dentro l'ambiente. Esatto. È come essere lì. Quindi non è solo l'udito, ti dà delle altre sensazioni immersive, sensazioni immersive. Sì, la mia idea era di far entrare nella notte e in quel contesto la persona che certo. Sta osservando. Sai qual è uno dei motivi per cui tante serie televisive, film, eccetera, italiani ti danno questa sensazione di fatto male? Mm. È proprio perché non curano l'ambiente sonoro, il sound designer, il paesaggio sonoro. Non viene, non c'è la cultura in Italia del paesaggio sonoro. Pensa che io avevo scritto una cosa, un capitolo su un libro nel 2009, che è rimasto lettera morta a quell'epoca. Proprio il paesaggio sonoro. Quindi se tu fai attenzione, guarda dei film italiani, e non tutti, no? Però diciamo molti perché non c'è questa cultura, o le serie televisive, eccetera, e vedi che manca proprio il paesaggio sonoro, cioè i rumori dell'ambiente. Che i rumori dell'ambiente non devono essere i rumori che tu senti. L'ambiente sì. Viene ricostruito, non può mai essere in presa diretta una roba così, no? È ricostruito il rumore, alcuni vengono inseriti, altri tolti e così via, fino a creare un paesaggio che ti dà l'idea di essere dove? In cucina, oppure di notte con gli uccelli notturni, oppure in barca a vela di giorno. È ricostruito ed è una professione che in Italia non esiste, ma che in altri paesi, naturalmente dove... specialmente negli Stati Uniti, il sound designer è una professione molto ricercata e raffinata. Quindi è per quello che ti ho chiesto se hai una cultura cinematografica, perché è un'ottima idea questa. Immergere come si chiama, lo spettatore in un ambiente. Ed è il motivo anche per cui ho insistito sul farvi utilizzare le icone, perché se voi utilizzate un linguaggio grafico che è coerente, e vedi che è coerente, lo spettatore pensa in qualche modo di avere a che fare con un ambiente, qualcosa che gli è familiare. Immagina se tu avessi costruito tutto questo con delle fotografie, sarebbe stata una schifezza di accozzaglie incredibile, perché nonostante le fotografie sarebbero state sicuramente meravigliose, ma avrebbero avuto inquadrature, colori, cose totalmente diverse, e prima di creare un mood che è, ce ne vuole lì, è un lavoro incredibile. Capisci? Sì.
Bene, 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 bene. Poi cosa possiamo dire? C'è qualcun altro Ma anche che vuole dire qualcosa? sì, Naturalmente siamo liberi di Alberto, discutere, sì. magari Dimmi, dimmi. sempre su questo concetto dei paesaggi sonori, Sì. visto che i rapaci notturni hanno proprio dei canti molto caratteristici, Ah, sì? magari piuttosto che mettere quell'elenco, si poteva pensare di mettere qualche cosa che ricordasse da un lato il canto magari dell'assiolo, che per esempio è caratteristico, o del Barbagianni, che è molto particolare, e associato magari in qualche modo, però questo non so come si possa riuscire, al tipo di ambiente. Non so, il gufo reale sta nelle pareti rocciose, no? Va a nidificare lì. Quindi in qualche modo, magari, piuttosto che fare un elenco che magari appunto diventa difficile, dare qualche esempio, in qualche modo per entrare in quel mondo, no? In alcuni, magari scendendo in alcuni, non lo so. Bella questa idea. Cioè, tu dici, qui magari appare una parete di montagna, no? Qui potrebbe apparire il testo di chi è, no? Cos'hai detto che era l'assiolo, No, il gufo reale. il gufo reale, no? La parete di montagna senza far vedere, e qui scritto gufo reale, quindi tu capisci che lui, l'ambiente lì, è sotto il suono. Sì, avrebbe allungato di 1, 2, 3, 4, 5, 6, No, non 7, 8, tutti, non 9, tutti. 3 per Scegliendo il 9. No, no. aspetta, no, ma ragioniamo, ragioniamo. Sono 3 secondi sono 27 secondi. 27 secondi di film non è che sia, non so, è da ragionare. Magari non per tutti, però loro avevano dei limiti, no? Chiaramente, dovevano stare dentro un certo limite. Però no, si può pensare. Se noi dovessimo disegnare l'arco narrativo di questa proposta, no? Sarebbe così. Poi tu ti alzi, crei una certa suspense e interesse, poi sarebbe così. E poi dovrebbe rialzarsi. Quindi ci sarebbe questo. Bisogna capire se questo tempo rispetto agli altri, ma sai, però lo puoi sapere ascoltandolo chiaramente. Però sarebbe così, cioè si inserisce una cosa di 27 secondi all'interno. Bisogna capire nell'economia del film come. Bisogna provare. Anche a me piace molto questa idea di Ivan. Io ho fatto la scelta alla fine di lasciare quell'elenco e nel racconto selezionare due migratori, quindi per spostare, diciamo, la botta di elenco, focalizzando l'attenzione su due. Però, come giustamente diceva Flavia, il rischio era che inevitabilmente tu devi guardarli quei nomi, cioè ti viene da guardarli, quindi Sì. perdi dei pezzi. Guarda, è da provare perché sono tutte idee interessanti. E quello che succede quando si studia appunto una sceneggiatura, un film, eccetera, è quello che sta succedendo qui, cioè ognuno dice le sue idee e poi magari ci si accorda su due o tre, si fanno delle prove e si cerca di capire come funziona. Posso? Sì, Nicola, certo. No, io suggerivo una cosa che io non so come si realizza perché è un programma che è la prima volta che frequento. Però, per esempio, far sentire il verso dell'allocco maschio e dell'allocco femmina, che sono completamente differenti, cioè fare in modo di far notare anche delle differenze nei richiami e diciamo, nei canti degli uccelli, almeno in uno o due, tanto per far capire allo spettatore che anche quale funzione possa avere il fatto che abbiano una voce, una vocalità differente, ecco. E questo è anche una, non so, sono tutte idee molto interessanti. Bisogna capire se tu, cioè, mantieni poi il focus del tuo racconto. Perché? Che cosa sta succedendo in questa discussione? In questa discussione sta succedendo che noi stiamo scoprendo che abbiamo due possibilità narrative. Perché quella dei versi,
sta prendendo corpo come un'alternativa a un racconto proprio centrato sui versi. Dunque si pone il problema: se noi dobbiamo integrare i versi in un obiettivo che è diverso, lo dobbiamo fare con una certa misura, no? Se invece dobbiamo sviluppare il tema dei versi, allora diciamo questo sarà o soppresso o sarà una minima parte rispetto a questo. Cioè, nella sostanza, non si raccontano mai due cose. Questo è anche uno degli errori più frequenti che vengono fatti nella cinematografia mondiale. Si racconta una cosa, perché l'obiettivo è uno. Poi, per raccontare una cosa, ne devi raccontare diverse, d'accordo? Ma il racconto è uno, è una cosa che tu racconti. È la vita della civetta, è la vita di Frank, è quello che è successo a Roma nel 62, è una cosa. Poi, siccome la civetta viene cacciata dal gufo e l'assiolo gli ruba le uova, che ne so, no? È chiaro che entrano in gioco altre questioni, ma però, quindi. La questione è che cosa decide di fare chi crea un racconto. Cosa vuole raccontare? E guardate che non è un caso infrequente, ma anzi capita spesso che chi decide di raccontare qualche cosa, anche per iscritto, fumetti, quello che volete voi, un racconto, chi decide di raccontare qualcosa, magari parte con un'idea, inizia e poi scopre che a un certo punto il filone però più interessante non è quello che aveva pensato lui. Capita. Capita. Io direi a questo punto che un racconto basato sui versi degli animali, in questo caso abbiamo gli strigiformi, ma un racconto basato sui versi degli animali sarebbe un racconto interessantissimo. Ma più che sui versi sarebbe, cioè, usare i versi come Sì, grammatica. come grammatica del Invece di racconto, sì. parlare, Sì. scrivi, metti il disegno, scrivi, ma fai Sarebbe sentire i interessante, versi che sì. in qualche modo dovrebbero evocare quelle parole lì, insomma. Sì, però sarebbe un'altra cosa, cioè io non cambierei questo per questo, cioè è un'altra cosa, sono due cose diverse, due cose diverse. Capito? Cioè non mescolare mai due filoni diversi tra di loro, perché poi diventa un pasticcio. Non fai bene uno, non viene fuori bene neanche l'altro. Però se hai tempo, io ho un'altra cosa completamente diversa, proprio diversa, centrata sui versi, io proverei a farla perché è una cosa nuova. È una cosa nuova molto interessante. Una cosa che è centrata cioè non c'è l'abitudine È una cosa che mi a. viene in mente adesso legata ai versi, cioè mi ha fatto scattare legata ai versi, al di là della differenza maschio e femmina, delle specie, eccetera. Però, siccome questi animali sono anche stati purtroppo nel tempo conosciuti in maniera negativa, proprio Sì. anche per il verso che veniva associato in determinati contesti, Vedi? cimiteri, luoghi, cioè se canta il gufo, la civetta vuol dire qualcuno muore. Allora, in Wow. quel senso lì, per esempio, il verso del Barba Gianni si dice che assomigli al suono di una, al suono, sì, al suono di una donna strozzata. Beh, già Ma va? questo, sì, quindi è perché è un suono molto particolare. Ma tu hai per le mani. Guarda, se noi fossimo seduti a un tavolo con me, che dobbiamo decidere in un'azienda da qualche parte, che cosa raccontare? Io ti dico, qui buttiamo via tutto, cioè tienlo, va bene, molto bello, tienlo.
e ci concentriamo su... Ma stai scherzando? Una donna ammazzata, il suono... Ma qui vengono fuori delle storie incredibili. Tu tieni, ma tieni lo spettatore, lo catturi con le sue paure e poi lo porti dove vuoi. Poi lo porti nella poesia, invece, perché ti smantelli questa... l'assiolo, questa credenza. L'assiolo. Cioè, è pazzesco, no? Ma quello è un filone straordinario. Perché mi sono attenuta al discorso che partivo dal termine rapaci notturni, perché... Certo, però giusto, se posso, ma certo che puoi, perché perché tu passi delle informazioni comunque, ma le passi attraverso un racconto incredibile che veramente tocca. Poi adesso stavo pensando, no? Come fai a raccontare di dentro che la civetta, non so chi, ruota il corpo, devi inventare qualcosa ti devi inventare qualcosa, certo, che in modo che tu passi delle informazioni, ma lo fai attraverso delle credenze o delle paure, delle sensazioni, delle emozioni che normalmente sono associate a questi animali, ma poi le devi smantellare tutte, perché il racconto deve tendere verso la poesia, no? Non verso l'horror, chiaramente. Cioè l'horror è il pretesto, lo spavento, è il pretesto per poi risolvere tutto quanto all'interno di una soluzione poetica. Bello, bellissimo questo. C'è da lavorarci su, però non è una roba che si fa così, eh? No. No, c'è da lavorarci su. Però è interessantissimo. Se avessi le tue conoscenze in questo campo, farei subito. Tra l'altro, teniamo conto che, per esempio, per il Barbagianni si può anche poi inserire il fatto che è una specie molto minacciata, perché è in forte regressione. Sì? Quindi questo è un altro elemento che dal punto di vista scientifico è interessante dire. E quindi ecco, questo potrebbe essere un altro elemento interessante. E poi anche tutto il discorso anche legato invece alla mitologia, perché Atene Noctua è la civetta, esatto. Atene è il simbolo. In realtà... Cioè, me ne ero dimenticato, è vero, è vero. Sono caspita. Gli occhi della civetta. È già, ma guarda, ma c'è una miniera, ma stai scherzando, ma qui... Ma finanziamo un film, un documentario su questo, totalmente diverso. Daniela, dobbiamo metterci insieme che tra gufi e pipistrelli. Vero? Sì, veramente. No, ma guarda, vedete che questo... Allora, cosa stiamo facendo? Noi, uno può dire, vabbè, adesso abbiamo discusso 40 minuti solo di una cosa. No, ma non è quello. È che attraverso la discussione anche di una cosa poi si impara a vedere con altri occhi tutto il resto. Quindi non è necessario adesso che noi pigliamo 20 prodotti e li analizziamo tutti, no? Magari lo facciamo ancora con uno, con un altro, così, se vi fa piacere. Ma quello che conta è proprio questo. È proprio ragionare, no? Al di là del bello o brutto, mi piace o non mi piace. E così vengono fuori le idee. Questa idea qua è straordinaria, bellissima. Bellissima. Ieri sera vedevo un documentario sul Disney Channel, del National Geographic, no? Sulla Russia. C'è una serie TV di 6 puntate sulla Russia. La prima puntata era centrata sulla Kamchatka e la parte, diciamo, della Siberia Est, no? Se giocate a Risico sapete di cosa sto parlando. Quindi, e mi ha fatto impressione negativa, no? Un'impressione negativa perché? Perché tutto questo documentario faceva vedere, non so, una specie di animali e poi il fatto che un altro predatore la minacciasse, e poi un'altra specie, un altro predatore, un altro, quindi era veramente angosciante. Cioè, c'erano delle immagini belle immagini, belli animali, vedevi delle belle cose, cioè, poi dice, ma cazzo, non è possibile, qua muoiono tutti. Cioè, voglio dire, no, il film, le storie devono essere a lieto fine. Adesso prendetela con le pinze questa cosa, ma nel senso che devi aprire una prospettiva, anche la storia che finisce male, no? Però deve darti da riflettere, deve darti uno non può vedere delle storie dove c'è, cioè, l'unica soluzione è darsi una coltellata, perché che senso ha la vita, cioè cosa vive a fare? Poi specialmente in questo campo, nel campo
del documentario, del racconto, chiamiamolo anche docufilm in certi casi, eccetera. Tu no, non puoi uccidere una cosa così, no? Boh, infatti ci riflettevo e pensavo, caspita, chissà quanto sarà costata questa produzione, perché avranno girato almeno per 6 mesi sicuramente. E quindi a più riprese in quelle terre, in quel modo, cioè, per poi raccontare una storia così. Uno la vede perché è bella immagine e tutto, quindi è sempre bello. Però ecco, quindi questo per tornare a noi, ecco perché prima dicevo che poi c'è una soluzione poetica, no? La gente ama la poesia. Questo non vuol dire essere buonisti o, non so, politicamente corretti, non è quello il problema. Il punto però è dare una speranza, una prospettiva alle persone, anche nella tragedia, quindi anche nel caso di una sospensione del finale, per cui boh, non sai come va a finire, no? Tu puoi anche concludere che tutti questi animali rischiano, va bene. Allora, mettiamo che tutti questi animali rischiano e stanno per estinguersi tutti a causa dell'attività dell'uomo, d'accordo? Quindi sembrerebbe un finale tragico. Ma siccome tutto questo è legato alla poesia precedente, non può essere tragico perché suscita una reazione di difesa di tutto ciò che tu hai raccontato prima. Quindi, anche se lo finisci in tragedia, diciamo così, però questa tragedia è chiaramente l'uccisione di una poesia e dunque risveglia dei sentimenti positivi. Se no è come raccontare, non so, che tutto sta finendo, tutto muore, non c'è più niente da fare, magari, cioè, poi insieme al DVD vendigli anche una fiala di cianuro che gliela dai omaggio. Così, parlando a ruota libera, sentendo un po' quello che... Cosa vogliamo fare? Io, se vogliamo rimanere sul filone dark, propongo i pipistrelli. Sì, va bene. Facciamo una cosa più rapida. Mettici il link in chat, così... No, Ah, oh Madonna, sì, più rapida è una parola, ma no, allora aspetta. vabbè, no, non importa, non importa. Allora, vediamo. Vai, vai, cercalo tu perché Questo sicuramente ci cos'è? metti meno tempo. È sempre Va nel bene. gruppo, è lì vicino alla Daniela, pipistrelli, angelo demone. Pipistrello, angelo o demone? Sì, Sì, questo. direi di sì. Il pipistrello, un animale dalle molte facce. Vola, ma ormai lo sappiamo tutti, è un mammifero, non è un uccello. I pipistrelli Non vivevano appartengono lungo la rana. all'ordine dei chirotteri, Dacheir, Mano e Pteron, Ala. I pipistrelli sono animali notturni che vivono in grandissime colonie, per lo più in ambienti umidi e scuri, come le grotte. Sono dei campioni di biodiversità. Vanno dal più piccolo pipistrello calabrone, che non pesa più di 2 grammi, al più grande, che raggiunge un'apertura alare di 1,8 metri. Permettono inoltre la sopravvivenza di molte specie di piante, sia disperdendo i semi dei frutti mangiati, sia comportandosi da veri e propri impollinatori. Ma non è finita, sono anche dei veri e propri insetticidi naturali, eliminando insetti dannosi per l'uomo e l'agricoltura. Ma tutto questo non basta, perché il fatto di essere così legati alla vita notturna e al confine tra diverse specie ne ha da secoli creato un'immagine oscura. Molte false leggende sono nate attorno al loro comportamento e alla loro natura, un po' demoniaca. Le loro particolari abitudini li hanno inseriti nel folklore di innumerevoli culture, dalla Grecia antica agli indiani d'America, attraverso le civiltà precolombiane e le tribù africane. Tuttavia, il loro ruolo, in particolare nell'ambito religioso, ha connotati diversi.
Se tra i cinesi essi sono tenuti in grande riguardo e per i buddhisti sono considerati talvolta sacri, nella cultura cristiana invece il pipistrello era visto come un essere vicino al diavolo e di esso era la trasposizione vivente. Altri esempi provengono dalla cultura Maya, dove esso rappresentava una potente divinità, nota con il nome di Zotz, che governava le caverne e il regno delle tenebre. E questo, se ci pensiamo, è ancora molto presente nella cultura dei nostri giorni. Ho il microfono spento. Bene, allora, che cosa dite? Qualcuno che non l'ha mai visto? Io non l'ho mai visto, Milena. Sì, Milena. Allora, grazie a quello che hai detto prima, adesso ho riconosciuto che magari due storie non vanno raccontate. La parte scientifica, se resta da sola è meglio, e poi mi racconti tutte le leggende, che sono tante forse concentrarsi su una, perché a un certo punto ho perso la poesia. Il finale invece è azzeccatissimo, bello, è giusto un là verso Gotham, bellissimo, ci stava, però questa presa in giro molto simpatica, che mi è piaciuta molto, cozza un po' contro la scientificità, è più attaccata alle leggende forse, ed è un finale spiritoso, ci può stare, ma sminuisce la parte scientifica, che forse o l'analizziamo meglio oppure diventa, l'ho vista in secondo piano. Interessante quello che dici. Altri? Sentiamo anche altri. Ma potrebbe essere che se usata una vena ironica, perché capisco il discorso che fa Mirena, no? Potrebbe condurre il filone scientifico inframmezzandolo di alcune cose ironiche. Per esempio, quando dice vola ma non è un uccello, ci potrebbe stare anche, non so se vi è capitata quella scena tra Bruno Vespa e Francesco Barberini, che è un ragazzino di 13 anni che ha scritto 5 libri e che è stato intervistato una sera in una trasmissione, dove a un certo punto l'intervistatrice ha avuto la malaugurata idea di chiedere ai due: fai una domanda uno all'altro, e Vespa, sapendo che questo ragazzino si occupava di uccelli in particolare, ma non solo, gli ha chiesto: ma tu ti occupi soltanto di uccelli comuni come i passeri, i pinguini, oppure ti occupi anche di quelli un po' più strani come i pipistrelli? E il bambino l'ha guardato molto seriamente e gli ha detto: ma guardi che i pipistrelli sono dei mammiferi, non degli uccelli, con relativa sbiancata del Bruno Vespa. Per uno che si chiama Vespa, cioè che è un insetto. Esatto. E quindi a parte questo piccolo racconto, però secondo me un percorso potrebbe essere quello di inserire, di farlo diventare un filone, il filone ironico. Perché se lo metti solo alla fine non funziona. Se invece inframmetti alcune cose e le fai diventare tra il serio e il faceto, quello potrebbe essere divertente. Oppure quando dici
mangiano tanti insetti, metti dentro l'icona di un o una fotografia di una casetta per pipistrelli con la scritta adottate un pipistrello. Cioè, cose così, ecco. Ma io bene, grazie di questo contributo, molto interessante. Sì, scusa, chi diceva no, perché, allora, poi dimmi, Alessandra, se più o meno era in linea, perché, ok, forse la separazione ci potrebbe anche stare, però ce la vedo anche, cioè, mantenerlo intero, come l'ha realizzato lei, lo vedo con una logica, nel senso che che poi è la realtà, nel senso questi animali studiati scientificamente, eccetera, però hanno avuto un problema, cioè hanno ancora tuttora un problema legato alle tante tradizioni che si portano dietro, negative, ai tanti non conoscenze che si avevano nel passato, ai tante erronee sì, appunto, conoscenze. Quindi questo animale per sopravvivere ha bisogno proprio che si sfatino certi miti. E quindi io lo vedo complementare, cioè un filone unico, una conseguenza. Io prima ti dico questi animali sono questo e non sono quell'altro, però hanno queste doppia faccia perché già, cioè, di loro sono doppia faccia. Purtroppo hanno un lato positivo che è il loro essere, ma la loro storia in diversi paesi, per fortuna non tutti, è tutta negativa e non riescono a sopravvivere spesso per queste cose. Quindi ce la vedo una logica. Il separarli è dire una cosa parziale. Poi non so se Alessandra avevi in mente questa cosa. Poi, scusate un attimo. Vai, Nicola. Generano anche un microcosmo, nel senso che in grotta, avete presente la canzone di De André, dalle tane nascono i fiori, no? Mm-hmm. Allora, la canzone di Marinelli, Via del Campo. Dal guano dei pipistrelli in grotta nasce la vita, no? Perché parecchi animali vivono, si nutrono, abitano il guano dei pipistrelli nelle profondità della grotta. Quindi ci sono tantissime cose che si possono inserire nel racconto, magari anche appunto uno inserisce le parole di De André e racconta della vita di piccoli animaletti che crescono, vivono, si nutrono del guano, dei chiropteri nelle grotte, ecco. Sentite, facciamo una cosa, facciamo questo esperimento, chiudete gli occhi e non guardate il film, il filmato, chiudete gli occhi e lo ascoltiamo solo un pezzo. Pronti? 3, 2, 1, via! Il pipistrello, un animale dalle molte facce. Vola, ma ormai lo sappiamo tutti, è un mammifero, non è un uccello. I pipistrelli appartengono all'ordine dei chirotteri. Stop. Che cosa vi dice questa la colonna sonora di sottofondo e le prime parole che sono pronunciate? Cosa vi dicono? Perché attenzione, la colonna sonora che lei ha scelto caratterizza molto tutto il filmato e le sue prime parole anche, al di là delle immagini. Beh, genera attenzione. Il pipistrello, un animale dalle molte facce. Sì, però, e sentiamo anche questo. Vola, ma ormai lo sappiamo tutti, è un mammifero, non è un uccello. Vola, ma ormai lo sappiamo tutti, è un mammifero, non è un uccello. Quindi l'attacco del film con questa musica che, giustamente come voi avete osservato, rappresenta un'ironia, rappresenta una storia inaspettata, ma una storia che non necessariamente evolve verso
un filone drammatico o diciamo serio, scientifico, no, ci sono degli elementi sorprendenti, ci saranno. Quindi ti dice già questo film che fin dall'inizio tu sarai di fronte a delle sorprese. Questo dice la musica e questo dicono le sue parole, perché le sue parole sono molto precise, dicono. Il pipistrello, un animale dalle molte facce. Un animale dalle molte facce. Poi inizia la fisarmonica, è interessante questo, perché è un caso, però è bello che questo caso ci sia, perché sembra proprio che ti dica, guarda che adesso entra, che cosa entra? Vola, ma ormai lo sappiamo tutti. Vola, ma ormai lo sappiamo tutti. Dunque, che cosa me lo stai a raccontare a fare? Lo spettatore dice, mica mi racconti delle cose che so, no? Quindi vuol dire che mi prepari a qualche cosa che io penso di sapere che non so e che oltretutto potrebbe anche essere sorprendente. È un mammifero, non è un uccello. È un mammifero, non è un uccello. Quindi andiamo avanti su questo filone. Allora, se questo è, diciamo, la prima idea di questo filmato, noi abbiamo una sfida, che è precisamente quella che consiste nel mettere insieme due filoni e non nell'ignorarli, perché le regole esistono, ma le regole si possono anche infrangere. Non è detto che, se no, non ci sarebbero mai i grandi, non avreste Scorsese o Fellini, le regole ci sono, ma le regole si possono infrangere. L'importante è che, diciamo, non venga tradito. Che cosa? L'aspetto iniziale, che è proprio quello, di un racconto che deve essere sorprendente, ma non è sorprendente perché c'è il botto, l'effetto speciale, rimane lì, fai un salto sulla sedia, no, è una sorpresa delicata, un po' ironica, tra il serio e l'ironico, no? Che ti dice delle cose che tu pensi di sapere, un po' te le smantella, un po' ti presenta altre faccende, no? E poco per volta, un po' per volta, ti porta a considerare e dire, te, ma guarda, questi pipistrelli, ma sai che quasi quasi sono pure gli animali simpatici. Questa, Alberto, è la logica conseguenza, dimmi. Sì, proprio nelle sequenze successive a queste, mi era sembrato, proprio sempre nella voce, che si affrettasse, che avesse fretta di dire quello sì, che c'era da dire. È vero, è vero. E questo era un po', nel senso, o probabilmente aveva paura, non lo so, però ecco, no, ho percepito questa perché cosa. Tu, sì, perché quando l'hai inserita la musica, dove sei? Non ti trovo più. Alessandra, sì, quando l'hai inserita la musica? Scelta dopo? No, in realtà l'ho scelta abbastanza subito. Abbastanza subito. Perché non ero convinta di quelle che c'erano lì. Allora ho scoperto che appunto c'era anche sempre su Adobe, c'era lo stock video e sì, ho messo Bat, pipistrello, sì, Bat o quel certo, che l'è. E ne avevo trovate un paio, alcune erano un po' tanto creepy, insomma, solo un po' thriller. Allora, il mio consiglio è questo. Quando registri, in questo caso, perché non è sempre così, perché alle volte ti può distrarre, ma in questo caso io registrerei la tua voce ascoltando la musica. Cioè finché la musica proprio è un martello che ti entra in testa, in modo tale che il ritmo della tua voce corrisponda a quello della musica, di più. Sì. No, poi, e poi quello che diceva Ivan. Sì, sì, no, poi Ivan aveva ragione, sicuramente anch'io riascoltandolo adesso c'erano alcune slide, insomma alcune clip in cui c'erano un po' più di cose da dire, quindi tranquillamente avrei potuto scorciare qualche parola, perché non è che si debba dire tutto, perché appunto poi chiaramente quando registri, quando sei al decimo secondo, dici occhio non dilungarti, quindi ti viene un po' l'ansietta, dici aiuto, sì, certo, chiudo, no, ok, non ti incazzare, ok. Certo, però ma, diciamo, sì. Io ho dovuto dare dei limiti, no? Perché, come vi ho detto l'altra volta, il limite favorisce proprio la creatività, eccetera. Però là dove la creatività c'è effettivamente e tu hai trovato un tuo filone, allora basta, cioè i limiti, non siamo mica in una produzione qua che ti danno 5.000 metri di pellicola, cioè i limiti, boh,
i limiti si superano, non è quello il problema, no? Invece, restando sempre sulla musica, a proposito di quello che diceva Nicola, io non inserirei invece nient'altro da un punto di vista musicale e specialmente non inserirei delle musiche e delle canzoni in lingua italiana. Per quale motivo? Perché la gente le conosce. E allora non segue più il film, ma segue la poesia della musica. Per esempio, una canzone poi forte come quella richiama immediatamente l'attenzione e rischia di portare lo spettatore a sovrapporre al racconto la musica. Io in questi casi i consigli che do è di utilizzare delle musiche senza canzoni e specialmente di evitare delle musiche conosciute. Sai, uno potrebbe anche metterci, che ne so, i Pink Floyd, però non avrebbe senso, no? Perché proprio sei distratto da tutta una significazione che tu hai già in testa e quindi risulta molto pericoloso questo. Ma quindi secondo te, per esempio, questa musica qui, cioè pure senza parole, ah no, cioè va bene o è troppo che distrae? No, è perfetta. No, no, questa musica è perfetta, è assolutamente perfetta. Questa è la musica di un tizio che è lì in un castello in Transilvania, apre la porta piano piano e non sai a quello che si trova, no? E non sai se succederà qualcosa succederà qualcosa di sorprendente, ma non sai però se il film evolverà verso quale filone, no? Mm-hmm. E comunque resterai sempre sulla sorpresa e anche sull'ironia che è sottesa a questa musica. Questa musica è molto caratterizzante, ma anche le tue parole all'inizio sono molto caratterizzanti e molto in sintonia con la musica. E io dico che quello è il vero senso che tu volevi attribuire al filmato. Poi, un po' per un motivo, un po' per l'altro, magari non sei riuscita a seguirlo completamente, ma non importa. Quello che è importante è che tu hai individuato che cosa vuoi raccontare e come lo vuoi raccontare. E secondo me, in questo caso, i due filoni stanno bene insieme. E qualcuno prima aveva detto che forse si poteva alternare, beh, immagina, no? Una cosa scientifica a una cosa mitologica, alternati 1300 specie, poi qui, non so, Atena o quello che è, cioè alternando in continuazione il dato reale, concreto, eccetera, con quello immaginario, no? Fino a che la soluzione è una soluzione appunto che porta lo spettatore a essere amico del pipistrello. Perché questo è il punto. A noi i pipistrelli non piacciono. Cioè a noi nel senso la gente, no? La gente, il pipistrello non piace. Ma infatti, è come quando senti la Pixar o chi era, non lo so, ha portato il topo in cucina, no? Cioè tu ti immagini uno chef topo in cucina, cioè una roba rivoltante. Non vengono chiusi i ristoranti proprio perché ci sono i topi in cucina? Cioè figurati. Quindi, come si chiamava quello? Ratatouille, il film. È stata una genialata, perché tu metti un topo in cucina, cioè un topo nell'ultimo posto al mondo dove lo vorresti vedere. No, da questo punto di vista, parlare del fatto che mangia 2000 zanzare per notte, un pipistrello, può essere per esempio di lotta biologica. Mm. Zanzare a notte. Mi era venuta in mente, cioè, due cose, in realtà appunto mi ero chiesta anch'io, no? Cioè, anche ascoltando le osservazioni fatte sul lavoro di Daniela, appunto se l'idea, cioè, appunto come dire, la narrazione fosse coerente, nel senso che appunto Milena giusto all'inizio diceva magari appunto c'è un po' questa discrepanza tra il discorso scientifico e quello, chiamiamolo, antropologico, no? Che però, come dire, per me era involuto, voluto nel senso che appunto io non ho, come dire, non volevo insistere troppo su quello scientifico che non è il mio ambito, però quello che mi interessava era comunque di riportare alcuni elementi scientifici e per me la clip chiave era ma tutto questo non basta, no? Cioè, nel senso, fa questo, fa quell'altro, ti mangia le zanzare, fa impollina, eccetera, ma comunque non ci basta e ci sta sulle palle lo stesso, no?
e quindi cioè, era un po' per quello che comunque mi sembrava interessante. Forse è il messaggio che devi cambiare. Il messaggio dovrebbe essere: siccome fa questo e fa quell'altro, non può più starti sulle palle, ragiona, almeno riflettici. Cazzo, almeno apri un attimo il cervello. Cioè, beh, però uno, non dico che da così devi cambiare opinione, però almeno, ecco, questo dovrebbe essere sì. Il messaggio che dai allo spettatore. Mi piacerebbe, cioè, appunto, dirlo senza dirlo così esplicitamente. No, certo. Cioè, certo. No, in un modo più assolutamente. Cioè, appunto, anche poi, sai, per quello, se chiudi, mettere se Batman alla fine mi sembra, cioè, come dire, sì, chiudi, ci sta tanto certo, sulle palle, però è un supereroe. Però, esatto, infatti. Cioè. Esatto, appunto. Che è anche un po', vabbè, come dire, i paradossi della nostra cultura, sì. Anche rispetto però, alla natura. Insomma. Vedi, in questo caso noi abbiamo un animale, poi magari sono tanti gli animali così, la mia cultura non è paragonabile alla vostra in questo campo, ma assolutamente, neanche lontanamente, quindi non lo so. Però questo è un caso sicuramente particolare. Perché? Perché effettivamente questo animale ha un immaginario nell'uomo incredibile, assolutamente straordinario. Quindi, questo è un ponte che può davvero legare i due filoni in uno solo. È una sfida, è da provare sicuramente. Io non direi di no, di lasciar perdere perché si racconta una sola cosa. No, qui io direi. Ma poi in effetti noi racconteremo una sola cosa, perché cosa vogliamo raccontare? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è determinare una diversa percezione del pipistrello nelle persone che vedono questo filmato e accostarsi attraverso non un messaggio serio che sarebbe incomprensibile, cioè io ti spiego che siccome il pipistrello fa questo, siccome fa quell'altro, allora, ma attraverso un messaggio che è sorprendente, ironico e che quindi leggero, attraverso un messaggio più leggero io ti avvicino al pipistrello. Questo è lo scopo. Quindi il racconto è uno in realtà ed è questo, perché il suo obiettivo è questo, la leggerezza del pipistrello che nella vita è stato vissuto anche in modo drammatico. Quindi vediamo questo dramma in modo più leggero e anche sorprendente. E dunque, se io cambio il sentimento col quale tu ti accosti, ecco, dove io ti colpisco? Ti colpisco nel sentimento, perché nella ragione, secondo me, è come chi ha paura dei topi, no? Cioè, tu gli puoi spiegare quello che vuoi, la paura rimane. Quindi bisogna imparare, le paure restano, bisogna imparare, come dire, un po' a ridere delle proprie paure, a prenderle da un altro versante, perché non c'è ragione razionale, non c'è spiegazione logica che possa convincere il soggetto a cambiare posizione. L'unico è sollecitarlo a guardare attraverso altri tipi di sensazioni, proprio sensazioni ed emozioni. E questo, con questa musichetta, l'attacco iniziale. E questo, se ci pensiamo, è ancora molto presente nella cultura dei nostri giorni. Secondo me è perfetto questo... mancano le parole, stasera sono stanco, è dalle 8 del mattino che sono attaccato al computer e parlo con gente, quindi... vabbè, comunque questo, diciamo, la tipologia. È proprio questa. Ma tra l'altro, se posso aggiungere, in realtà non ci sono effettivamente due cose diverse, due storie diverse, perché quello che proprio noi che facciamo educazione ambientale, non cerchiamo sempre di far passare, è quello che sì, l'aspetto scientifico c'è, ma quando si va in ambiente c'è tutto l'aspetto dei sensi, delle emozioni, del toccare, dello sdraiarsi nelle foglie, no? Quindi il fatto che ci siano tutti gli elementi antropologici, di cui parlava prima Alessandra, tutti gli elementi storici dei dipinti, della visione cristiana dei pipistrelli come diavoli. E fa tutto parte di quell'animale, perché il nostro rapporto con quell'animale è fatto anche di questo. E quindi è bellissimo, anzi, metterli insieme. Bisogna metterli insieme, non bisogna assolutamente staccarli. Sì, fa parte proprio, è integrato praticamente.
è integrato in questo animale. Perché stavo pensando, altri animali che fanno paura, eccetera, no? Però non hanno questa... Che cos'ha il pipistrello? Il pipistrello ha una, non, ha una sensazione di schifo, no? Cioè la gente prova... non è solo una questione, sai, tipo davanti a una tigre, un coccodrillo, per dire, no? Pericolo, paura, ma è associato eccetera. Anche tanto ai topi. Mm. Ai infatti topi, veniva chiamato topo volante. Esatto. Topo volante, giusto, 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 vedi? Vedi? Quindi perché non è un altro c'è solo... animale molto, molto negativo è il lupo, però non ha la stessa... Ma il lupo non ti, fa, altro... non ti fa schifo, non... hai paura. È, una, è un altro qui tipo invece di paura. C'è qualcosa... Sì, qui c'è qualcosa in più. C'è qualcosa che è legato proprio a una sensazione, perché avere paura è legittimo. Caspita, ti trovi davanti un coccodrillo, giusto? Un serpente a sonagli, è ovvio che tu devi avere paura. Devi reagire, la paura è un meccanismo di difesa. Il panico è un'altra cosa, ma la paura... È giusto, no? Ma qui c'è qualcosa in più, c'è una sensazione che è interna, è psicologica, non ha a che fare veramente con l'animale. È qualcosa che è forse indotta, sarebbe interessante capire da dove nasce questa sensazione di repulsione. Ecco, una sensazione di repulsione. Da dove nasce proprio questa sensazione di repulsione? Perché ho il sospetto che sia una sensazione psicologica, collettiva magari, che quindi ha assunto una forza incredibile, no? Che però alla fine è solo una questione psicologica personale. Fondamentalmente forse anche perché non vedendo non sai che cosa aspettarti, di solito abbiamo paura di quello che non... Anche, sì, sì. Sì, ma la paura d'accordo, però la repulsione è un'altra cosa. Sì, paura o repulsione, sì. Esatto. Anche per il mi mente allora anche il ragno, un motivo il ragno, per... certo, esatto, Spider-Man. Assolutamente. Come il ragno. Eroe magari. Sì. Però anche qua bisogna capire, come prima veniva fuori dal film di Alessandra, che ci sono altre culture, altre antropologie, altre religioni che in realtà non considerano negativamente questo animale. Per cui... Quello è da riflettere, per cui sarebbe molto interessante, certo. Come no? Tanto in merito, capire perché addirittura uno poteva essere anche divinizzato, no? O comunque in altre religioni questo animale assumeva dei significati diversi. Sapere quello ci permette di fare qualche ragionamento in più, perché anche tutti gli altri, anche il serpente... molto biblica la cosa, se vogliamo, sì, no? Cioè, sì. Secondo me è davvero una costruzione nostra nel mondo occidentale, senza dare giudizi. Sì, sì, sarebbe no? Da esplorare. È da esplorare, cioè non è così. Cioè, devo confrontarmi con chi invece magari considera il serpente, il pipistrello, il ragno non necessariamente un elemento così, diciamo, schifoso o comunque inquietante. Certo. Tra l'altro mi viene in mente, sulla base di quello che dite voi così e vedendo poi la conclusione, mi viene in mente un testo di Anna Freud, che era la figlia di Freud, che si è occupata di analisi infantile e aveva scritto un testo di cui non ricordo il nome, molto, molto interessante, sul fatto che il bambino, quando ha una paura, no? Per esempio la paura del buio, e deve attraversare una stanza, questo l'ha verificato con diversi bambini, una delle soluzioni più incredibili adottate da questi bambini è di identificarsi con il fantasma o il mostro stesso. Questa identificazione con il mostro, cioè sono anch'io fantasma, sono anch'io mostro, e quindi attraverso la stanza buia, permetteva al bambino di superare le sue paure. Ora, la storia di Batman è esattamente la stessa. Lui finisce in una grotta piena di pipistrelli da bambino, no? Ne ha un terrore folle e ne esce e combatte le sue paure assumendo le sembianze del pipistrello. Alla fine, questa
è un'operazione catartica che è quella che il film propone. Cioè, diventa anche tu pipistrello in qualche modo, vestiti dei panni del pipistrello, entra nel pipistrello. Ma non lo posso fare attraverso un'operazione didascalica, lo devo fare solo attraverso un'operazione emotiva, quindi portarti in qualche modo a provare delle sensazioni differenti rispetto alla repulsione, eccetera. Cioè, ancora una volta, a contrastare la tua psicologia innata sulla quale si fonda il tuo rapporto col pipistrello, che poi appunto è quello che fa Batman, è quello che dice Wanda Freud, cioè l'identificazione con il nemico in qualche modo. E quindi grazie alle riflessioni della nostra psichiatra Shirley, vedi che lo sei tu psichiatra? Dici di no, però sei la psichiatra di Gotham. Le tue riflessioni portano avanti la psicologia. Devo cambiare professione allora? No, ti possiamo dare tutti i cinque senza testa però. Ecco. Come quella là, come si chiamava, quella di Linus? Non mi ricordo. Lucy. Lucy on pelt. Lucy. Cinque senso, prego. Va bene, ragazzuoli. Io sono un po' sullo stravolto andante. Andrei a farmi una bella dormita. Cosa dite? Sono interessanti, interessante discutere con voi. Io imparo un sacco di cose. Anche noi ne impariamo. Sì. Remo a vicenda, allora è positivo. Vabbè, allora vi racconto io una cosa che è successa oggi pomeriggio. Dai. Allora, dai. Allora, stavamo rielaborando la costruzione dei cassetti nido per i passeriformi, no? Con una classe. Quindi l'avevamo costruita settimana scorsa. E allora io ho detto, va bene, allora adesso proviamo a rielaborare la cosa e decidete voi come. Allora, un gruppo ha scelto di fare un fumetto. Va bene. Che storie inventate sul fumetto? Non abbiamo nessuna idea. Allora, sfruttando il corso, ho detto, ma voi che passione avete? giocare a calcio, tutti e quattro. Ah, è la miseria. Allora gli ho detto, bene, voi siete in questo giardino scolastico, tirate una pallonata e buttate giù una cassetta nido che avete messo sull'albero. E da lì hanno iniziato, si sono sbloccati e hanno cominciato a ideare. Ecco, quindi il corso serve. Vedi, fantastico, interessante. Bene, bello. Allora, adesso il risultato di questa sera qual è? Che Alessandra e Daniela devono ricominciare da zero, darci sotto. Dovete stabilire una timeline, certo. Io direi di dedicare adesso 8 ore, vi servono per dormire, un paio d'ore per mangiare, una per la famiglia è più che sufficiente, le 14 ore che rimangono dovete dedicarvi a questo, no? Per i prossimi, non tanto, diciamo 10 giorni, così, le classiche 150 ore. Cosa vuoi che sia? Infatti. No, vuol dire, l'avete voluto voi, a noi non è che, sì. No? Ivan, cosa dice? Così, no? Cioè, se lo sono cercato, no? Va bene. Ecco, me parlerò col Joker. Parlerei col Joker, vedi? C'è già qualcuno che vuol passare dall'altra parte. Perché alla fine saranno anche matacchioni, però si divertono forse di là anche. Va bene, ragazzi, è stato un piacere stare con voi questa serata. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buone cose. Ciao. Sì, sì. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie di tutto. Ciao, grazie a voi.